Grazie e benvenuti in questo nuovo video. Sono Littorino e siamo qui finalmente su Bubblegum Simulator. Oggi faremo una cosa alquanto catafratta, ma abbastanza, perché ci vuole quel pizzico di peperoncino nel sedere a tutti. Quindi oggi andremo a fare una cosa che non vi aspettereste, perché da me non vi aspettereste una cosa del genere. Uno, che faccio un video su un gioco di Roblox. Vabbè, sì, quello era chiaro. E due, però, il livello 150 della zona dei candy. Per me è un grandissimo traguardo. Potete capire perché ce l'ho. Che casino è successo al microfono? Un grande problema perché ho avuto tipo più di 1 o 2 mesetti. Ci provo. Dai. Tanto sono uscite anche le nuove. Nuove, che ho già trovato una leggendaria. Spendendoci tantissimo tempo. E vabbè. Ha aggiunto questi prizes. Che hanno, vedi, più uova aprite lì, quindi meno male, anche se ti spiga, un pochino di robe ve le danno, minime però, è tipo quel premio di consolazione che ti davano, tipo se eri spiegato quel premio di consolazione a mo' di scemo, vabbè. Quindi, vai, primo, ci apriamo 5 uova, questo episodio, per così. Primo uovo, una bella ceppa, del cavolo, e ci può stare. Secondo uovo. Sono una ceppa nel nulla, almeno un epico lo trovo. Lo vorrei trovare almeno. Oh, è l'epico in questo episodio. L'abbiamo trovato. E fin lì. Ci può stare, dai. Ci può stare. Quarto uovo, se non mi ricordo, perché ho sistemato anche un pochino il microfono e tutto. Volete mettermi cosa di me? E nulla. Vabbè, pazienza. Cancelliamo questi pet perché non ci sta, a parte l'epico. E andiamo finalmente a fare la codista Kuja. Guarda che bella faccina, molto quadrata che ho. E ok ragazzi, ok, perfetto. Perufetto. Adesso devo. Apriamoci un nuovo al volo di questi, anche se non mi serviranno più. Meno male, meno male. E common, perché sa che. Non servirà più, ho detto, Tobi, che di questo, così, al posto di darti uno buono, così, giusto per vantarti con i tuoi amici, che è lì, no, e vabbè, pazienza, sarà la prossima volta, a mo' di detto, e anche oggi si fa le cose buone, domani si trovano le cose buone, 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 molto buone, Kinder Bueno, buono Kinder Bueno, perfetto, vai, andiamo qui, reward, raga, per me, adesso è una cosa cruciale. Ma veramente cruciale. Perfetto. Siete pronti, raga? Vai. Ok, raga, ci siamo. 3, 2, 1. Ho fatto un altro countdown, però. Vai! No! Che felone! Che felone! Farmiamo qui al volo. Guardateli come avreste detto dei commenti, tutto. Ah. Sono uno sfigato perché ho aperto l'uovo che non dovevo aprire. Vai, ritorniamo qui immediately col fail tattico. Tanto chi se ne bella. 3, 2, 1, boom. Ok, ce l'abbiamo. Ho visto cose che non volevo vedere. Cos'è? Gummy? Candy? Buona candy. Yay. Candy, Overlord. Oh, porca pu pazza. Beh, ragazzi, vi devo una cosa. Una cosa contro coglioni. Vieni qua, bel cicipitto. Cicipitto. Voglio un bel hashtag nei commenti. Hashtag cicipitto. Adesso lo equipaggio subito. Sei bellissimo, cocco. Patato, sei bellissimo. Adesso lo andiamo a livellare. E speriamo, cioè lo porto almeno fino al livello o 5 o 6, facciamo livello 7 così siamo tutti contenti. Vi continuo a spezzettare i vari livelli. Va bene? Prima, il primo livello lo faccio con voi, tanto pazienza, pazienza. Prima faccio con voi pazienza, ma così. Ah, no, funziona molto il portale, mi dicevano. Ok, primo livello.
fatto. Andiamo al secondo. Vi farò vedere adesso il terzo. Raga, livello 3 raggiunto, bella. Raga, livello 4 raggiunto e il 5. Cioè, non mi bloccherò, andrò fino al 7. Va bene, raga, al livello 6. Cioè, vediamo la clip del livello 6. Livello 5 raggiunto. Oh, livello 5 raggiunto. Che potenza, raga, livello 6. E il livello 6 ci siamo. Bella, raga. Quante volte avrò detto in questi 5 di 1-2 minuti? Bella, raga, però dettagli. Livello 7. Ok, livello 7 ce l'abbiamo. Bella, raga. Adesso vediamolo. Con vari tipi di monete come cose costose. Vediamo, con un piccolo fail in questo episodio, però ci siamo. 5 ore ci abbiamo qui. Gli stat a livello 7 sono già molto buone. Vediamo se qua si è rifillato. Vediamo. Livello 7. 29 milioni, che non sono, cioè, non sono molto buoni. Guardo monetine. Quasi 100k va bene, considerando che non è che i veri livelli si fanno verso la fine, ci può anche stare. Vediamo con le cassone e così via. Cassone non quelle lì da 40 minuti, ma queste qui intendo. 400k, ci sta. Molto buono, bilanciato per essere livello 7, perché vabbè, vediamo con le signorine gemme e andiamo a parte con i sacchetti, ci può stare. Qua. Ok, moderata con le gemme, non è né troppo fussuro da, ma neanche troppo poco. Queste sono proprio, mi sembra, le gemme gemone, mi sembra. Only gemme. Sì, e c'è anche la cassa Godly. Vai, vediamola, apriamola. 29 milioni, cioè più o meno è la stessa cosa. Anche se non mi sembra, eh. Vabbè, vabbè. Mi sembra molto. Che ci stia abbastanza questa cosa, dai. L'ultima che non posso farvi vedere. Andiamo a dare candy e vediamo quanto dà a pezzettino. Dai. Tanto vi dico che, che questo video è molto interessante, perché comunque vi fa vedere come sono fatti i pet, quelli lì, quelli veramente buoni e tutto. Scusate, adesso lo voglio vedere con l'assieme di tutti i pet che userò per farmare queste determinate zone. Ok, eccomi qui, vai. Vediamo un po' come sono. Bella, tira di quelle belle scopole, tira. Tira di quelle belle scopole da 600k, eh. Molto buone, guarda. Belle coppole, belle coppole. Equipaggiamolo. Il signor Gummy, Hoverlord. Mi metto qua sopra. Intanto vi dico che per questo video è tutto. Se volete lasciate un mi piace. Se volete, tanto non è che me ne freghi tanto, ormai mi conoscete, penso. Se non mi conoscete, iscrivetevi, mettete la campanellina. Yeah. Vabbè, scusate se c'è il bonfo del microfono, però dettagli. Quindi ci vediamo la prossima volta con il prossimo video riguardante altri tipi di pet. E bella raga.